Più cordiale buonasera e soprattutto benvenuti nel salotto di Dopocena per un'altra puntata nella quale si parlerà di musica. Sono venuti a trovarci nei nostri divani i componenti della scuola corale della cattedrale di Fano. Ecco, adesso nell'inquadratura allargata li vedete tutti quanti, hanno saturato tutte le postazioni qui dei divani, non c'è più uno spazio libero. Insieme a loro i docenti della scuola, che giustamente adesso ci spiegheranno finalità e anche i componenti che fanno parte di questa scuola. Allora saluto subito Stefano Baldelli, a cominciare dalla sinistra, che è direttore del Colo, nonché uno dei docenti, e Alessandro Felicioli, che ho pronunciato correttamente, a posto, è andato bene, pianista accompagnatore del coro, nonché docente della scuola. Allora, capiamo insomma le finalità e soprattutto che cos'è questa scuola. Allora, buonasera a tutti. La scuola corale della Cattedrale di Fano, appunto, è una realtà particolare con un particolare tratto distintivo, cioè gli allievi di questa scuola di musica partecipano all'attività di un coro di voci bianche, ma anche ormai è diventato anche un coro giovanile, poiché le età dei nostri allievi vanno dai 9 anni fino ai 15, 16 e anche 17 anni. La scuola corale è un progetto che vive all'interno dell'Istituto di Musica Sacra della nostra diocesi e ha un collegamento stretto con la cappella musicale della cattedrale, in quanto questo coro canta spesso insieme alla cappella musicale nelle liturgie che si svolgono nella nostra basilica cattedrale. Ma l'attività del coro non è solo dedicata al servizio liturgico, che è comunque una parte importante, ma c'è anche una forte e viva attività concertistica di questi ragazzi che li porta ad esibirsi a Fano, ma non solo, anche fuori dalla nostra città, e siamo addirittura anche andati all'estero. Questa scuola, appunto, istruisce i ragazzi alla musica e al canto tramite anche lo studio di uno strumento musicale. Ci sono diversi strumenti che sono proposti ed offerti ai nostri ragazzi. E quindi diciamo l'organizzazione è delle più articolate, diciamo, cerchiamo di andare incontro anche alle esigenze che vengono richieste dalle famiglie e dai ragazzi stessi sul tipo di strumento, sull'organizzazione oraria, sulle varie attività che possono, diciamo, rilevare. A chi è rivolto? Cioè come fascia d'età, come Allora, la fascia di indirizzo? età, appunto, abbiamo i bambini dalle elementari, ma ci sono dei corsi che sono dedicati addirittura ai bambini della scuola dell'infanzia. Ah. È partito lo scorso anno scolastico, un corso di propedeutica musicale per bambini dai 3 anni fino ai 6-7 anni. E poi diciamo che dai primi anni delle elementari iniziano un'attività corale diciamo ancora un po' più ludica, che non comporta diciamo, la partecipazione all'intensa attività del coro dei più grandi, affiancata appunto, per chi lo volesse, dallo studio di uno strumento musicale. Mentre poi diciamo, dalle quarte elementari in poi l'attività del coro diventa più intensa, anche perché diciamo, lo sviluppo fisico e psicofisico insomma, dei ragazzi permette una partecipazione ad un tipo di attività appunto più intensa, più costruita e anche più gratificante se si vuole, ma è comunque un percorso che è bello viverlo sia dalla prima infanzia e poi continuarlo. Da quanti elementi è composto il coro in questo Sì, dunque, il coro dei ragazzi perlomeno diciamo, l'anno scorso aveva 30 componenti. momento? Poi quest'anno adesso vedremo quante sono le nuove iscrizioni e quanti magari passando di età possono già partecipare al coro dei più grandi della cappella musicale o al coro giovanile, si vedrà ancora, dobbiamo partire. Quindi, Ancora. però diciamo il nucleo era di una trentina di elementi di Di ragazzi, poi ragazzi. insieme ai 20-25 coristi della cappella musicale siamo in genere una cinquantina di elementi. Quindi insomma un bel Un bel gruppo, gruppo. sì. Tu sei anche il direttore, quindi insomma hai il tuo da Esatto, fare. certo. Sì. Un repertorio è un repertorio, diciamo,
allora, uno standardizzato, no? Potrebbe pensare che il repertorio è esclusivamente di musica sacra e musica liturgica. Certo, quella è una parte importante, però ovviamente essendo giovani non possiamo limitarci solo a quello e facendo anche molti concerti introduciamo brani anche di tipo profano, anche più vicini ad una sensibilità quasi più gospel o pop, ci sono diverse possibilità per insomma divertirsi, per esprimersi, per esprimersi, certo. Perché giustamente insomma, lo diciamo anche a vantaggio di genitori o di quanti ragazzi ci stanno ascoltando, perché ho scoperto in giro quest'estate, frequentando le feste, insomma tutti gli avvenimenti estivi, che ci sono anche ragazzini nell'età insomma di quelli che mi sono a fianco che guardano Fano TV o anche questa trasmissione, quindi la cosa oltre che confortarmi molto mi fa piacere, perché possiamo indirizzare questo messaggio proprio a loro, che sono insomma i primi partecipi, un invito no, ad affacciarsi a questo bellissimo mondo che è la musica in anche tutte le sue sfaccettature. Nella fase diciamo di crescita di un bambino, di un ragazzo, la musica è un'attività veramente da incentivare. Poi la partecipazione ad un coro o comunque ad un insieme, cioè può essere anche una banda o un'orchestra giovanile, molto importante, perché è lì che si può sperimentare lo stare insieme, il lavorare per la realizzazione di un progetto comune, che sono dei valori molto importanti. Poi oggigiorno sappiamo quanto effettivamente abbiamo bisogno di cercare la coesione tra le persone. Certo, sono valori anche formativi del carattere, che poi uno si porta avanti nella vita, quindi insomma può essere una fase, un momento che arricchisce sicuramente il ragazzo e il futuro uomo insomma di un domani. Magari nel momento in cui la vivono loro forse non se ne rendono conto, ma questo contribuisce sicuramente a formare il carattere, l'aspetto insomma della loro personalità, perché comunque c'è all'interno di un coro, tu me lo insegni, una certa disciplina da dover, c'è la disciplina delle regole di partecipare alle prove, di partecipare con attenzione, perché bisogna apprendere, e quindi queste sembrano cose banali, però è semplice insomma, sempre metterle in pratica insomma, quindi vabbè, dopo te lo chiedo dopo, ma insomma le prove vabbè, dai, dopo li facciamo parlare. Allora parliamo anche dei corsi, perché giustamente i corsi sono una parte saliente della vostra attività. Come sono dipanati? Di che cosa si compongono? Sì, allora, accanto all'attività che è stata illustrata, che è un po' fa da centro di aggregazione, diciamo, come dicevamo, anche dal punto di vista sociale, se vogliamo, di crescita dei ragazzi, e quindi è un'attività che viene svolta ovviamente insieme, in coro. I nostri corsi di strumento affiancano questa attività con delle lezioni che invece sono individuali, calibrate per i vari strumenti e per le varie età, quindi sulle capacità, sul livello dei ragazzi, e affiancano appunto l'attività del coro. Ci è piaciuto fare questa scelta, perché da una parte appunto c'è lo studio magari un pochino più, se vogliamo dire tra virgolette, concentrato della lezione individuale dello strumento, e poi il momento altrettanto importante, ma ecco, con sfumature forse ancora più importanti, del cantare insieme. Queste lezioni per il momento riguardano strumenti come, tra virgolette, classici, anche se la parola non è azzeccata. Quindi il pianoforte, la chitarra classica appunto, e il violino, e non ci precludiamo anche di poter attivare, se ce ne fossero le richieste o la possibilità, altri corsi con strumenti a seconda di quello che ci verrà anche richiesto. È importante per noi anche che queste lezioni si svolgano secondo dei programmi, delle linee, diciamo, abbastanza ben definite fin dall'inizio. Quindi cerchiamo di proporre a tutti gli allievi dei programmi che sono sostanzialmente in linea con quelli attualmente presenti nei conservatori, programmi che non sono più, diciamo così, statali, vista l'autonomia, la riforma che c'è stata nel mondo dei conservatori. Comunque rispecchiano quello che i ragazzi più o meno possono trovare
in uno studio fatto nel conservatorio. In base anche a questo cerchiamo di preparare i ragazzi al meglio anche per un'eventuale futura ammissione. Diciamo, un futura, chi lo sa, per qualcuno forse carriera nel mondo della musica a livello professionale, visto che oramai l'accesso ai conservatori è di tipo sostanzialmente universitario, quindi i conservatori si occupano della formazione a livello accademico. Quindi il nostro compito, diciamo, è un po' quello di, da quel punto di vista, prepararli eventualmente nel modo migliore ad accedere, ad avere anche quella strada, insomma, percorribile. Ma quando, diciamo, vengono da voi, voi, a parte la domanda classica, che strumento ti piace, le propensioni individuali le valutate, nel senso, magari se uno, oppure lasciate libero sfogo a... Nella maggior parte dei casi vengono già con le idee ben chiare. Diciamo, più spesso i genitori vengono con le idee chiare, forse troppo chiare. No, comunque ovviamente per chi viene e chiede uno specifico strumento, intanto iniziamo a fare questa esperienza. Proprio in questo senso i corsi di propedeutica musicale che abbiamo attivato, da un verso cercano di dare delle piccole competenze, far fare delle piccole esperienze già a un'età abbastanza bassa, per quello che riguarda il canto, la ritmica, il coordinamento motorio, ma anche per indirizzare poi questi ragazzi a una scelta magari un pochino più libera, se libera, vogliamo, ma magari, ecco, facendoli venire a contatto con quello che, per esempio, nelle bande viene detto il giro degli strumenti. Il giro degli strumenti per... presentare con delle lezioni magari più ludiche o comunque più accattivanti anche nella forma, come è fatto uno strumento, perché, come suona, quali sono le sue caratteristiche. Può essere, potrà essere, speriamo di poterlo fare in larga scala, un modo per far avvicinare i ragazzi anche a strumenti che sono ovviamente molto noti, ma con cui non è che si abbia spesso un contatto diretto. Quindi se un genitore viene da voi e dice: mio figlio suona le pentole dalla mattina alla sera, ma io voglio fargli studiare l'oboe, cioè voi magari, ecco, pensiamoci. Facciamo prima magari un piccolo discorso con il genitore. Pensiamoci un attimo e vediamo, insomma, non è proprio l'oboe molto vicino a... No, però insomma, era una battuta. Comunque... anche perché abbiamo constatato, insomma, che anche appunto a livello accademico dei conservatori c'è un grosso calo degli strumenti, come possono essere gli archi, i fiati d'orchestra, quindi potrebbero, se dovessero nascere delle, diciamo, piccole vocazioni verso questi strumenti... Gli archi e i fiati sono in calo di iscrizione, la viola, il violoncello più del violino, per esempio, all'interno della famiglia, però ci dicono, insomma, che ci potrebbero essere anche possibilità domani anche lavorative. Sembra strano dirlo, perché sarebbe richiesta, giustamente. Invece tutti vogliono studiare, quindi... Beh, ci sono due strumenti principi. Pianoforte e chitarra. E la batteria. E la batteria. Oggi anche quello. E quindi corsi così, insomma, di piano. Sì. Allora, visto che li abbiamo qui, prima di ritornare a voi docenti, visto che li abbiamo qui, insomma, li abbiamo accoccolati, e compare per magia un gelato, perché negli studi televisivi succede questo. Tu non te lo aspetti, ma puff, sbucano fuori le cose. Ok? Senti, allora facciamo un piccolo excursus, così sappiamo chi siete, come vi chiamate e che strumento studiate. Va bene, tu sei? Giulia. Studi? Il pianoforte. Quanti anni hai? 12. Ti piace? Sì. Dai, insomma, da quanto lo studi? Quest'anno inizia. Quest'anno, insomma. L'hai scelto tu o te l'hanno, insomma, i genitori? No, ho scelto io. Hai scelto tu, bravo. Insomma. Ti ispiri a qualcuno? Un pianista? Così. No, per il momento, insomma, vai in libertà. Insomma. Tu invece sei? Mi chiamo Samuele. E studi? Studio il violino. Tu studi? Il violino. Il violino, ah, bene.
Da quanto? Dall'anno scorso. Bene. Tu sai che c'è un violinista, insomma, storico, che si chiama? Paganini. Paganini. Adesso i tuoi docenti sono qua. Tu dopo chiedi, ma quello della televisione mi ha chiesto Paganini. Chi è Paganini? Dopo loro te lo spiegano, è un tipo tosto, insomma, va bene. Una volta sola te lo spieghiamo. Una volta sola. Ovviamente. Ovviamente, e c'è, tu capirai perché te lo spiego una volta sola. Dopo ti lascio questa cosa così, questo mistero. Invece tu che stai giocando con qualsiasi cosa trovi a tiro, sei? Tienilo tu, guarda, così fai da parlaci vicino. Ti chiami? Federico. Quanti anni hai? 9 e mezzo. Sei la mascotte qui, sei il più piccolino. Mi hanno detto che tu componi anche, vero? Sì. Ti piace la composizione? Sì, molto. Che strumento studi? Pianoforte. Quindi ti metti lì, tra. Sì. Quest'estate hai composto qualcosa? Beh sì, qualcosa l'ho composta. A chi ti ispiri? Chi ti piace? Beethoven. Ah, cioè proprio uno così, diciamo, lui ha mica detto Beethoven, insomma, sarebbe il tuo modello. Vabbè, complimenti, insomma, bisogna aspirare sempre in alto. Molti compositori mi piacciono, praticamente mia madre mi dà gli spartiti per fare musica. Ah, te li dà lei? Sì. Ah, anche lei suona, tua mamma? No, però diciamo che così incentiva la tua passione. Sì, me li stampa praticamente. Te li stampa, ecco. Quanto tempo dedichi a suonare al giorno? Beh, qualche oretta, 2 ore. Ah, bene. Però studi anche le altre cose. A mio padre piace molto quando gli suono per lui. Ah, quando praticamente da una giornata faticosa io gli suono molto. Vedi? Bello. Così diciamo... Allenti. Il babbo arriva a casa stanco da una giornata di lavoro, dice mi suoni qualcosa? E lui... Sì. Sei contento di questa cosa, sì? Sì, molto, sono molto contento. Quando lui praticamente è triste, io lo tiro su suonandogli qualche pezzo. Bellissimo. Invidio tuo babbo, insomma, in questo momento. Più o meno. Più o meno, no, è un fortunato, un prediletto, insomma. Bene? Sì. Va bene. Allora, passa il microfono al tuo vicino. Tu sei invece? Sono Marco. Quanti anni hai? Cioè, tu sei un... Ho 16 anni. 16 anni, bene. Veterano, studi. Lui è il veterano. Abbiamo la mascotte, il veterano vicino. E studi? E pianoforte. Pianoforte, anche tu. Sì. Tu da più tempo, immagino. Sì, da 8-9 anni. 8-9 anni. Però insomma, è quasi insomma un maestro praticamente. No, faccio vedere. Però insomma, ti piace molto, immagino. Sì. Anche tu hai dei miti ai quali ti ispiri? Diciamo quello. L'autore che suono di più in questi periodi è Bach, che comunque mi piace molto, ma sono anche Mozart e altri autori. Qualche digressione sull'attualità? Sì, Einaudi, alcuni pezzi che mi piacciono. Bene, bravo, complimenti. Insomma. Vorrai continuare in questo tuo percorso? Sì. Ti piace? Sì. Vuoi andare al conservatorio? Ci pensi? Al conservatorio c'è... So, ancora ci devo pensare, perché un po' con la scuola è un po' impegnativo. Sì. Va bene, auguri e complimenti. Allora, l'ultimo, ma non ultimo, insomma, suona lo strumento? Pianoforte. Anche tu? Insomma, tutti col pianoforte me li avete portati? Vabbè, la maggior parte, l'avevamo detto prima, insomma. Quanti anni hai? 13. Ti chiami? Tommaso. Tommaso, insomma, anche tu, insomma, immagino che lo studi da un po'. Va bene. Lui suona anche il clavicembalo, saltuariamente. Anche il clavicembalo? No. Fanno con la testa? Sì, dai, lo studi il clavicembalo. Qualche volta. Qualche volta. Pezzo lo suoniamo il clavicembalo. Va bene, passiamo perché abbiamo la possibilità. Alla rappresentazione, insomma, della bellezza, una rappresentatrice, insomma, della bellezza femminile. Come ti chiami? Sofia. Quanti anni hai? 13. E suoni? Il pianoforte. Ma ormai. Tu sei un infiltrato praticamente. Tu sei l'unico che è infiltrato. Ti piace? Sì, sì, immagino di sì. Da quanto lo studi? Da più o meno 4 anni. 4 anni. Anche tu allieti la famiglia? Sì. Sì, cioè, ti chiedono, mi suoni qualcosa? Sì. La prima cosa che ti chiedono, scommetto, vero? Sì. A Natale? Ovvio. Ovvio, chiaro. Compleanni, cioè, tutti te li fanno.
È così, insomma, la croce. Di... La croce. Poi soprattutto il pianoforte si presta molto. Perché sta lì nel salotto. Sta lì nel salotto. Mi suoni qualcosa. Cosa suoni quando vuoi suonare qualcosa a qualcuno? Quello che stai studiando. Dipende. Dipende, così, studiando. Quello che studi. Adesso stai studiando cosa? Ho appena fatto il saggio, quindi le cose nuove. Quindi... Cosa hai presentato al saggio? Un vuoto, non se lo ricordo. Là, talmente... diciamo, che... Tu hai suonato un brano... Ah sì, un brano di Cohen, Alleluia, quello famoso. Ah, Alleluia. Ragazzi. Un non abbiamo piano... per il pianoforte. Sì. Appunto dicevamo che anche diciamo ci sono spaziamo verso anche il pop, cioè queste cose che sono più vicine alla sensibilità. Certo. Insomma, è stato bello di insomma, sì, l'atmosfera, è vero? Insomma. Bene, complimenti a tutti quanti, insomma, mi raccomando, perseguite sempre questo vostro intento perché lo strumento musicale arricchisce secondo me molto la persona e la personalità, chi ha la fortuna di aver voglia di continuare. Bene, allora, insomma, parliamo anche di quelli che sono stati un po' i progetti che vi hanno contraddistinto fino adesso e parliamo poi di quelli che avete in itinere, che sono anche quelli altrettanto importanti. Esatto. Abbiamo, diciamo, siamo stati impegnati in delle cose abbastanza grosse quest'anno e anche l'anno scorso. Abbiamo avuto due tournée all'estero in questi due anni, una in Inghilterra. Siamo stati protagonisti di un gemellaggio con la cattedrale di St. Albans, i quali coristi sono venuti da noi l'anno prima a Fano. Qui stiamo vedendo le immagini relative. Esatto, e in questa tournée ci siamo esibiti a St. Albans nella cattedrale, ma anche a Oxford. Queste immagini sono relative a Oxford, alla cappella dell'Exeter College. E poi in un altro paese che si chiama Schalmbrook, quindi abbiamo girato, questa è appunto la cattedrale di St. Albans, cioè con i rappresentanti della diocesi. E invece quest'anno abbiamo partecipato a una trasferta in Danimarca. Siamo partiti con il pullman, quindi è stato un viaggio molto lungo, ecco queste sono delle immagini appunto. Però diciamo che durante il viaggio ci siamo belle fermati facce, insomma, in Germania. Beh, queste facce perché il viaggio siamo partiti di notte, siamo arrivati in Germania a Lipsia, nella chiesa dove è stato cantor, cioè maestro di cappella Bach per tantissimi anni. Abbiamo fatto un concerto lì nella Thomaskirche. E appunto loro si erano appena risvegliati da questo viaggio. Però è stato un concerto, insomma, abbiamo fatto una buona performance nonostante la fatica. Dalla Germania poi ci abbiamo proseguito per la Danimarca e presso la città di Aarhus. Mi pare si pronunciasse Aarhus, adesso non lo so, perché insomma, lì, è lingua strana. Giù di lì. E, appunto questa è la cattedrale di Aarhus. Abbiamo vissuto un gemellaggio con una realtà parrocchiale di questa città che sarà nostra ospite con il loro coro nel 2016. Lì abbiamo fatto un paio di concerti, uno per un importante congresso, cioè un congresso internazionale della chiesa protestante e abbiamo appunto fatto un concerto presso questo congresso e poi nella parrocchia. Di ritorno ci siamo fermati a Regensburg. Sì, c'è qualcuno dei presenti. Qualcuno dei presenti c'è? Ecco, un altro. Ci sei, hai visto? Di ritorno ci siamo fermati a Regensburg e appunto anche lì abbiamo cantato nella cattedrale. Questo per quanto riguarda il passato, invece per il futuro, quello che ci aspetta. Ci abbiamo diciamo due progetti che coprono, uno nel 2016 e uno nel 2017. Nel 2016 accoglieremo adesso a novembre il coro della cattedrale di Rastatt in occasione del trentesimo del gemellaggio della nostra città. Loro verranno da noi e noi ricambieremo la visita nel maggio del 2016. Adesso ancora la data non è precisa, però insomma è sicuro che noi andremo per ricambiare questa visita. E quindi ci dovremo preparare. Loro non lo so se lo sapevano. Loro non lo sanno. Forse è una notizia in diretta. E quindi insomma dovete darci... Però si viaggia, insomma, bello, anzi. Probabilmente andremo in pullman anche questa volta, perché comunque no, è stata un'importante esperienza anche di per cementare i rapporti tra tutti. E invece nel 2017 vivremo un gemellaggio con la cattedrale di Lugano, in Svizzera. Loro hanno una scuola corale che è molto simile alla nostra, è già venuto a febbraio di quest'anno è venuto il loro maestro a conoscerci.
e quindi più avanti nel tempo cercheremo di organizzare questi scambi anche con loro. Con loro, bene, sì. Insomma, quindi insomma un programma questo, diciamo, bello nutrito. Per quanto riguarda le attività internazionali, poi ovviamente ci sono molte attività che vivremo qua, perché un'importanza ce l'ha anche il decennale della Cappella Musicale. Cioè, sono nel 2016, ricorrono i 10 anni dalla fondazione moderna, chiamiamolo così, di questa realtà corale che ha origini nel XV secolo, però ha ripreso all'attività in una maniera intensa appunto 10 anni fa. Il primo concerto è stato nel 2005 a Natale, quindi a Natale di quest'anno apriremo un anno di celebrazione, chiamiamolo così, nel nostro piccolo. Per cui dovremmo realizzare diversi progetti che coinvolgono appunto anche la scuola corale e questi ragazzi. Bene, allora voi datecene conto che noi cerchiamo, certo, anche di... Vi inviteremo. Va benissimo, diamo visibilità. Allora, naturalmente questo lo diciamo anche a favore di quanti ci stanno guardando in questo momento, voi siete aperti anche e soprattutto a nuove iscrizioni e vorreste, certo, giustamente che nuovi virgulti, insomma, rinfoltiscano le fila della scuola. Come si fa a entrare in contatto con voi e come si fa ad accedere ai corsi? È molto semplice entrare in contatto, perché avviene anche in maniera proprio informale. Si può, diciamo, prendere contatto telefonicamente, telefonando appunto al numero del centralino della nostra scuola, che, diciamo, forse non l'abbiamo detto prima, ha sede presso il centro pastorale diocesano, che è il vecchio seminario regionale che è a Fano in via Roma. Si può telefonare al centralino, è il numero 0721 eccetera. Oppure inviando un'email all'indirizzo idmsfano@virgilio.it. Ok, diciamo che a fine trasmissione nei titoli troverete, esatto, i riferimenti, dopo ma ce li lasciate. Semplicemente così. Si può visitare andando semplicemente su Google, digitando Scuola Corale Fano, viene fuori tra i tuoi miei risultati il sito della nostra scuola, e lì ci sono tutte le informazioni, recapiti vari, molto più semplice in questo modo. Ecco, benissimo. Poi si mette in contatto direttamente anche con noi stessi insegnanti, organizziamo un colloquio per conoscerci e conoscere anche l'aspirante, insomma, allievo. E valutare appunto le sue attitudini e propensioni e scegliere il percorso che può essere più adatto. Allora, il prossimo appuntamento pubblico, così diamo magari un appuntamento qui su Fano per venirvi a sentire. Allora, il prossimo appuntamento pubblico sarà sicuramente, diciamo, a livello di celebrazione liturgica. Noi apriamo l'anno con una solennità che è quella di Cristo Re alla fine di novembre di con novembre, i ragazzi. Però il coro di Rastatt verrà dal 5 al 8, mi pare, adesso non ricordo bene le date precise, e il concerto che terranno e la messa che faranno in cattedrale sarà, diciamo, compartecipata dai nostri cori. Quindi, insomma, ci sarà modo di, esatto, ascoltarvi, insomma, di ascoltare le loro voci. Bene, allora ringraziamo i componenti, sia come corpo docente che anche come allievi della Scuola Corale del Duomo di Fano, per essere stati qui con noi e averci regalato così questo bello spaccato, sì, della nostra città, e soprattutto vedere anche nei loro occhi, insomma, adesso sono un po' intimiditi dalle telecamere, vabbè, non c'è, però insomma c'è passione nei loro occhi, c'è voglia di veramente di regalare momenti di gioia anche ai genitori, vero? No? Tramite lo studio della musica. Allora, grazie direttore, grazie maestro, insomma, quindi ringraziamo i componenti della scuola per essere stati qui con noi, quindi se volete così approcciarli e conoscere meglio le loro attività, potete farlo, ci sono i riferimenti, andate su Google oppure andateli a trovare quando fanno le prove in cattedrale. Quando le fate le prove voi? Ah, le prove sono il mercoledì sicuramente dalle 18:30 presso il seminario. Presso il seminario, si può venire, sì, a sentire. Ecco, quindi potete anche andarli a sentire durante le prove, quindi sapete che ora c'è questa possibilità. Grazie per essere stati in nostra compagnia fino qui e io vi rimando ai prossimi appuntamenti di dopo cena. Ciao a tutti!